Caro Umberto, tu ritieni che sia ancora importante leggere Carlo Marx oggi o che, come dice il ritornello logoro e alleato del potere, potremmo dire, Marx è un autore uscito di scena, fuori moda, da abbandonare? Dunque, Marx, io lo leggo sempre molto volentieri, primo perché è carico di un'ironia stupenda che i filosofi invece non possiedono nella loro scrittura, ma poi perché è uno che descrive proprio alla lettera la società contemporanea che noi stiamo vivendo. Quando lo dice che c'è un primato delle cose rispetto agli umani, che gli umani si incontrano solo per il vincolo che hanno co come rappresentanti di merci, quando sono maschere di rappresentanza del mondo mercantile, ditemi chi può fare un'obiezione guardando il mondo di oggi. Dal momento, per essere molto pratici, che anche una colazione a mezzogiorno diventa una colazione di lavoro e al di fuori del mondo degli interessi non ci si incontra, o se ci si incontra si diventa afasici. Ecco, questa, per esempio, questa cosa del primato della merce sui soggetti che le rappresentano è un tema importantissimo. Un altro tema, famoso passaggio che al limite non è neanche di Marx perché l'aveva già detto Riccardo, del valore d'uso e del valore di scambio, che le cose debbano avere valore sulla base della loro scambiabilità e non sulla base della soddisfazione dei bisogni, mi pare un tema enorme, no? Queste cose non lo so, mi pare così evidenti, così elementari, il feticismo del denaro, ma viviamo in una società dove il denaro è diventato generatore simbolico di tutti i valori. Non l'ha detto Marx una volta. E quando la società si organizza sulla base di un solo valore, come appunto il valore del denaro, non sta in piedi, non sta in piedi. Abbiamo un'Europa che funziona solo su quello e non è tanto un'Europa dei ragionieri, è un'Europa che non conosce altri valori che non sono i valori del denaro. E allora se il denaro diventa la misura di tutte le cose, basta, allora non capisco più che cosa è bello, che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è buono, che cosa è santo, capisco solo che cosa è utile. Io ritengo molto importante, non so se sei d'accordo, tenere insieme, almeno provare a tenere insieme due autori che solitamente vengono presentati come incompatibili, quando non direttamente opposti, come Marx e come Nietzsche, i quali certo da prospettive diverse, con impianti filosofici assai differenziati, insieme possono essere fatti interagire, perché, dicendo le cose in maniera semplice, l'epoca del nichilismo profetizzata da Nietzsche, l'ospite più inquietante, è esattamente l'epoca della mercificazione integrale delineata Perfetto. da Marx, cioè l'epoca in cui regna sovrano il principio della mercificazione per cui tutto diventa merce e dell'uomo non è più nulla, diventa lui stesso una maschera di Merce. carattere o una merce sul mercato. Tant'è che è interessante il fatto che nella Gaia Scienza, spesso non lo si nota, Nietzsche annunci la morte di Dio al mercato, che è un luogo Ah, niente affatto infatti, neutro infatti. questo, non è neutro per Eh sì, nulla come. e riceve anche le sghignazzate degli atei, che io considero perfettamente religiosi come i credenti, perché ruotano sempre intorno a esiste o non esiste Dio. Ecco, invece no, Dio buono. Sarebbe bello fare un'operazione del genere, ormai sono troppo vecchio per cominciare a pensare a queste cose. Beh, ti Però dico. Marx è un autore fondamentale. Se cioè noi ci facciamo caso, quando io insegnavo al liceo, c'erano due autori proibiti, non si potevano insegnare se non attraverso, dopo dimostrazione da parte dei genitori. Una volta mi hanno mandato anche l'ispezione del provveditorato perché spiegavo Marx e Nietzsche. Beh, Nietzsche Siamo negli certo, un anni altro. 70. Certo, è un. Sì, che poi Anch'egli Nietzsche è. l'hanno utilizzato i nazisti, ma però secondo me. Beh, come Marx, gli stalinisti, però. Perfetto. Oh, Quindi. bravo, oh, finalmente un Quindi. parallelismo perfetto. Bravissimo. Infatti, io penso che su questo Bravissimo. avesse ragione Karl Löwit quando distingueva fra una responsabilità diretta e una indiretta. Cioè, Heidegger col nazismo, responsabilità diretta, è vivo e aderisce al nazismo. Ma Nietzsche col nazismo e Marx con lo Fa niente. stalinismo non c'è assolutamente responsabilità Certo, diretta. Se certo. proprio si vuole, si può andare a vedere una responsabilità indiretta, sulla quale io comunque non sono d'accordo, perché penso che in Nietzsche vi siano tutti gli anticorpi contro il nazismo, come anche in Marx tutti gli anticorpi contro lo stalinismo, e per questo restano due autori che, pur diversi, debbono essere letti, riletti e A prescindere studiati. dagli esiti dello sfruttamento storico che è stato fatto di Ma loro. di Nietzsche l'aspetto più importante, secondo te, quale potrebbe essere? Questo annuncio del nichilismo, questa percezione, lui ha capito che cos'è la tragedia, per esempio, la dimensione tragica dell'uomo, illustrata bene
nelle sue prime opere, che non sono solo La nascita della tragedia, visto che l'uomo è un essere lacerato, caratterizzato dal fatto che per vivere è costretto a costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Ecco, questa dimensione tragica fa dire a Nietzsche che i greci che avevano capito questo e ci credevano alla morte, a differenza dei cristiani che non ci credono, sono il popolo più intelligente della storia. Perché attraverso la nozione di morte hai la nozione di limite, costruisci un'etica che non oltrepassa mai le possibilità umane e via di seguito. Poi la critica al cristianesimo è una critica perfetta, fatta proprio molto molto bene. E tutti i teologi che disprezzano Nietzsche lo disprezzano ma non lo confutano perché non riescono a confutarlo. Il concetto che il Dio è creditore nei confronti dell'umanità, la quale non può neanche redimersi dalle sue colpe, ma ha bisogno che si immoli il figlio dell'uomo, cioè il figlio di Dio, Dio stesso che si immola per riparare i peccati degli umani, allora questi umani veramente non contano niente a questo punto, e Dio è sempre in credito e non c'è la possibilità di sdebitarsi. E siccome il tedesco debito e colpa sono poi la stessa cosa, Schuld. Schuld, e allora a questo punto. Quindi, recupero della grecità, che vuol dire tanto, recupero della.